Correzione di analisi matematica 1 del compito di giovedì, cioè dell'11 gennaio 2018. Allora, primo esercizio era l'equazione di superi complessi 2z più z quadro uguale meno modulo di z alla quarta diviso 2. Vabbè, ovviamente z è la varietà di g. Allora, facciamo la usuale sostituzione in forma algebrica. Allora, abbiamo z uguale a più b, z quadro uguale a quadro meno b quadro più 2 i a b, e infine modulo di z alla quarta uguale modulo di z alla quarta, perché il modulo è moltiplicativo, cioè a quadro più b quadro al quadrato, perché questo è il modulo di z quadro. Quindi possiamo andare a sostituire e lo abbiamo 2a più 2ib più z quadro, cioè a quadro meno b quadro più 2iab uguale meno a quadro più b quadro al quadrato fratto 2. Adesso andiamo a scrivere il sistema. Quindi abbiamo, uguagliando le parti reali e le parti immaginarie, abbiamo 2a più a quadro meno b quadro uguale meno a quadro più b quadro al quadrato mezzi, e poi togliendo la 2i abbiamo b che moltiplica a più 1 uguale a 0. B più ab, metto in evidenza la b, viene b per a più 1 uguale a 0. Adesso dobbiamo andare a risolvere questo sistema. Abbiamo due possibilità. Quella equazione più facile da risolvere è questa: o b uguale a 0, quindi primo caso. Allora, abbiamo b uguale 0. Se b uguale a 0, qua mi rimane 2a più a quadro uguale meno a alla quarta diviso 2, che possiamo riscrivere come b uguale a 0, poi a alla quarta più 2a quadro più 4a uguale a 0. Più. Quindi questa qui possiamo, l'ultima equazione possiamo anche scrivere mettendo in evidenza la a come a per a cubo più 2a più 4 uguale a 0. Quindi questo ci dà subito una prima soluzione, z1 uguale 0, perché sarebbe a uguale a 0, b uguale a 0, e abbiamo una seconda soluzione che viene diciamo da la soluzione di questo sistema, b uguale a 0, quindi si tratta di numero reale. Poi abbiamo a cubo più 2a più 4 uguale a 0. Adesso dobbiamo studiare questa equazione sui numeri reali. Allora, prendiamo la funzione g di a, g di x uguale x cubo più 2x più 4, g' di x uguale 3x quadro più 2, che è sempre maggiore di 0, quindi questa funzione cresce sempre. Essendo un polinomio di grado 3, questo si annulla almeno una volta. La condizione è che la derivata è sempre positiva, ci dice che si annulla esattamente una volta. Se andiamo a vedere g di meno 1,2 uguale meno 1,2 per il quadrato che fa 1,44 meno 2,4 più 4, se ci fate caso questo è 1,6, questo qua è più grande di 1,6, ma c'è il segno meno, quindi questo qui è negativo. G di meno 1,1 è uguale a meno 1,1 per 1,21 meno 2,2 più 4, questo è 1,8, questo si vede anche a occhio che è minore di 1,8 col segno meno,
quindi questo è positivo. Quindi Z2 appartiene a R e Z2 possiamo dire che è compreso tra meno 1,2 e meno 1,1. Ok? Questa è la seconda soluzione. E siamo sempre nel primo caso. Ok? Il secondo caso lo andiamo a fare qua perché è più breve. Allora, Z1 uguale a 0 lo ricopiamo qua. Quando riguarda il secondo caso, abbiamo se b è diverso da 0, lo posso togliere, mi rimane a uguale a meno 1. Se a uguale a meno 1 vado a sostituire e qua mi viene meno 2 più 1 meno P4 uguale meno P4 più 1 al quadrato diviso 2. Quindi ricopiando otteniamo A uguale meno 1, qui abbiamo 8 più 2 da questa parte, quindi meno 1 per 2 fa meno 2 meno 2 P4 uguale meno B alla quarta meno 2 B quadro meno 1. Adesso meno 2 B quadro e meno 2 B quadro se ne va e viene quindi A uguale meno 1 B alla quarta uguale 1, quindi viene A uguale meno 1 B uguale più o meno 1. Le soluzioni reali di B alla quarta uguale 1 sono più o meno. Quindi abbiamo quindi le soluzioni Z3 uguale meno 1 più I e Z4 uguale meno 1 meno I. Ok. Adesso se volete potete fare la verifica, sostituire queste. Allora, la Z1 è facile, viene 0 uguale a 0, anche Z2 non è così immediata, però potete sostituire meno 1.2 e vedere che viene una certa disequazione, per sostituire meno 1.1 viene la disequazione opposta e questo dice che tra quei due valori ci sta l'uguaglianza nell'equazione sui numeri reali, e poi sostituire questi due valori potete verificare che sono la soluzione dell'equazione. Quindi queste sono le quattro soluzioni dell'equazione. Ok, e questo riguarda l'esercizio sui numeri complessi. Andiamo a fare il limite. Fatemi cancellare qui. Quindi questo era un esercizio di difficoltà assolutamente media. Non era neanche lungo, come avete visto. Cercate di non parlare perché stiamo in registrazione e poi questo ne sostituite voi dopo. Diciamo, potete andare a riguardare con calma la registrazione anche in un momento seguente. Allora, quanto riguarda il limite, ricordo la traccia, noi avevamo limite per x che tendeva tende a più infinito, abbiamo questo limite qui, al denominatore abbiamo seno di 2x più 1 fratto 4x più 3 per coseno di x più 2 fratto 3x quadro più 4 per logaritmo di 4x quadro qua 2x più 1 fratto. Ora al numeratore abbiamo tangente x meno 2 fratto 2x quadro più 1 più
x meno 1 fratto x quadro. E dobbiamo andare a fare questo. Allora, riconosciamo che si tratta di una forma indeterminata. Questo tende a 0, seno di 0 vale 0. Questo tende a 0, coseno di 0 vale 1. Questo tende a 1, la corrente di 1 vale 0. Quindi abbiamo 0 per 1 per 0. Al numeratore abbiamo questo tende a 0, tangente di 0 vale 0. Questo tende a 0, ma l'esponenziale di 0 vale 1. E questo tende a 0, ma il coseno di 0 vale 1, quindi 1 meno 1 vale 0. Quindi è una forma indeterminata del tipo 0 su 0. Si tratta quindi di sviluppare, usando le formule di MacLaurin. Le formule di MacLaurin le usiamo nell'infinitesimo 1 su x. 1 su x tende a 0 e possiamo usare il formule. Allora, cominciamo con questo, col denominatore, perché nel denominatore ci interessano solo gli infinitesimi principali, in quanto abbiamo solo prodotti. Quindi abbiamo seno di, a qua mettiamo in evidenza 2x, mi viene 1 più 1 su 2x. Qua abbiamo 4x quadro, mi rimane 1 più 3 su 4x quadro, quindi viene seno di 1 su 2x che moltiplica 1 più 1 su 2x più o piccolo di 1 su x, volendo sviluppare fino all'ordine di 1, in realtà non c'è bisogno, quindi viene 6. Questo perché? Perché questo qua, quando lo gira al numeratore, verrà 1 meno 3 su 4 squadre. Quando andrà a fare il prodotto vi rimane questo, la costante, più l'infinitesimo e il primo ordine, il resto di ordine 2. Quindi qua mi viene seno di 1 su 2x più termine di ordine superiore, che quando moltiplico questo viene di ordine 2, e questo viene 1 su 2x più termine di ordine superiore. Per quanto riguarda il coseno, è ancora molto più semplice, senza perdere tempo, qui l'abbiamo voluto perdere un po' di tempo, ma vogliamo subito dire che questo era 1 su 2x più termine di ordine superiore, ma qui in realtà sappiamo che questo tende a 1 e quindi questo è 1 più un infinitesimo, quindi 1 più piccolo di 1. Per quanto riguarda l'ultimo termine è un attimo più complicato, qui dobbiamo mettere in evidenza 2x sia sopra che sotto, quindi viene 1 più 1 su 2x fratto 1 più 1 su 3x, quindi questo è uguale a logaritmo, il 2x è messo in evidenza sopra e sotto, si semplifica, quindi viene logaritmo di 1 fratto 1 più 2x meno logaritmo di 1 fratto, scusate, di 1 più 1 fratto 3x. Quindi questo viene 1 su 2x meno vediamo un po', scusate, qua non era 1 su 3x ma era 3 mezzi x, abbiamo messo in evidenza il 2, no? Quindi qua è 3 su 2x, quindi mi viene meno 3 su 2x più termine di ordine superiore, quindi viene meno 1 su x più termine di ordine superiore. Andando quindi a fare il prodotto, otteniamo che il nostro denominatore è uguale a 1 su 2x per 1 per meno 1 su x più termine di ordine superiore, l'infinitesimo principale, il prodotto dei termini principali. Quindi qua mi viene meno 1 su 2x quadro più termine di ordine superiore. Ok? Quindi posso andare a sostituire tutta questa espressione con meno 1 su 2x quadro più o piccolo di 1 su x quadro. Okay. E quindi il denominatore è stato completamente sviluppato. Per quanto riguarda il numeratore, adesso sappiamo che occorre sviluppare fino all'ordine 2.
non è necessario sviluppare oltre, perché per il principio di sostituzione di infinitesimi, se ottenessimo picco di 1 su x quadro fratto questo, tenderebbe a 0. Invece fino all'ordine 2 dobbiamo sviluppare, altrimenti non riusciamo a calcolare il minimo. Quindi andiamo a fare questo sviluppo, abbiamo tangente di x meno 2 fratto 2 x quadro più 1 uguale tangente di x per 1 meno 2 su x fratto 2 x quadro per 1 più 1 su 2 x quadro uguale tangente di 1 su x. Qua faccio tutti i passaggi, 1 meno 2 su x che moltiplica 1 meno 1 su 2 x quadro più termini di ordine superiore al secondo. In realtà qua viene tangente di 1 su x per 1 meno 2 su x più termini di ordine superiore. Per quale motivo ignoro i termini di ordine superiore al primo? Perché c'è questo 1 su x in evidenza. Sì, qua c'è una, ci manca un 2. Quindi qua mi viene tangente di 1 su 2x meno 1 su x quadro più piccolo di 1 su x quadro. Quindi viene 1 su 2x meno 1 su x quadro più piccolo di 1 su x quadro. Questo sarebbe t tende a 0. Il termine successivo dello sviluppo della tangente nella forma di McLaren è di ordine 3 e quindi finisce qua. Quindi il pezzo con la tangente l'abbiamo fatto. Andiamo a vedere il pezzo con l'esponenziale. Quindi qua abbiamo l'esponenziale di meno x più 2 fratto 2x quadro meno 1. Fate attenzione, qui ho riscritto meno x davanti perché è più grande. Sapete che dovete mettere sempre in evidenza i termini. Allora, qua abbiamo 1 meno 2 su x, mettendo in evidenza meno x. Qua abbiamo 2x quadro che moltiplica 1 meno 1 su 2x quadro. Quindi qua abbiamo l'esponenziale di meno 1 su 2x che moltiplica 1 meno 2 su x più termini di ordine superiore al primo. Qua è lo stesso, una cosa analoga, cioè praticamente quasi la stessa cosa di prima, ci cambia un segno, ma comunque quello finisce nei termini di ordine 2, lo trascuriamo, perché c'è questo termine in evidenza. Quindi qua mi viene l'esponenziale di meno 1 su 2x più 1 su x quadro più piccolo di 1 uguale, adesso tutto questo lo chiamo t, quindi qua ho 1 più t, cioè meno 1 su 2x più 1 su x quadro più o piccolo di 1 su x quadro. Poi devo fare meno t quadro mezzi, ma quando faccio t quadro l'unico termine di ordine 2 è il quadrato di questo, quindi devo fare meno 1 ottavo per 1 su x quadro. Quindi qua viene 1 meno 1 su 2x più x quadro mezzi, quindi qua più 1 ottavo viene più 9 ottavi per 1 su x quadro più termini di ordine superiore. Ok, quindi questo è lo sviluppo dell'esponenziale. Poi abbiamo coseno di x meno 1 fratto x quadro più 1. Qua possiamo abbreviare perché questo non è altro che coseno di 1 su x più o piccolo di 1 su x. Termine principale, si chiama facendo il rapporto dei termini principali, e quindi questo è 1 stavolta meno x quadro mezzi più o piccolo di x quadro. Scusate, meno 1 su 2x quadro più o piccolo di 1 su x quadro. Ok, adesso andiamo a sostituire, facciamolo con calma un pezzo alla volta. Primo pezzo, la tangente 1 su 2x meno 1 su x quadro più o piccolo di 1 su x quadro.
Secondo pezzo, l'esponenziale. Ecco il più, quindi più 1 meno 1 su 2x più 9 su 8x quadro. Poi il coseno, devo cambiare il segno. Quindi viene meno 1 più 1 su 2x quadro. E ho piccolo di 1 su x quadro, la somma di 3 volte viene sempre con piccolo di 1 su x quadro. Adesso potete osservare che 1 meno 1 se ne va, 1 su 2x e meno 1 su 2x se ne va. Quindi mi rimane da fare questa somma. Questa qua in ottavi, queste sono 9 ottavi, queste sono 8 ottavi, quindi rimane un ottavo, più 4 ottavi rimane 5 ottavi. Quindi qua al numeratore, dopo per fatta la somma, possiamo dire che questo sono 5 più 5 su 8 x quadro più o piccolo più 1. A questo punto applichiamo il principio di sostituzione degli infinitesimi, abbiamo effettivamente una formula di tipo 0 su 0, gli infinitesimi sono di ordine 2, 5 ottavi fratto meno un mezzo fa meno 5 ottavi, e questo è il risultato. Ok? Quindi abbiamo questa situazione qua. Va bene? Allora andiamo. Adesso andiamo a cancellare e andiamo a fare il terzo esercizio. Ripeto, cercate di fare silenzio, ne traete beneficio voi stessi. La successione non era difficilissima, diciamo, l'abbiamo vista parecchie volte una successione di questo tipo nelle esercitazioni. Allora, la successione A con n è uguale al valore assoluto del coseno di y n quadro più 1 fratto n meno 1, sempre valore assoluto, elevato a 3 n cubo più 1 fratto n meno 3. Allora, andiamo a sviluppare il... Allora, naturalmente n è un numero naturale. Andiamo a sviluppare la base. Allora, cominciamo a vedere y n quadro più 1 fratto n meno 1. Sappiamo come fare, dobbiamo sempre mettere in evidenza la quantità più grande. Sopra è y n quadro per 1 più 1 su y n quadro. Sotto è n, 1 meno 1 su n. Stavolta viene y n, che moltiplica 1 più 1 su y n quadro, che moltiplica 1 più 1 su n più 1 su n quadro più termini di ordine superiore al secondo, cioè di ordine superiore a 1 su n quadro. Adesso andiamo a fare la moltiplicazione. Y n per 1 più 1 su n, poi qua mi viene 1 su n quadro, che moltiplica 1 su pi greco più 1 più termini di ordine superiore al secondo. 1 su n quadro più per 1, 1 su n quadro per 1 su pi greco. Quindi andando a moltiplicare mi viene n per scusate, pi greco per n più 1 più 1 su n, che moltiplica
1 di y. Fa moltiplicato n per 1 su n quadro, fa 1 su n, y invece moltiplicato lì. Più o piccolo di q 1 su n. Adesso dobbiamo fare il coseno di questa roba qui. Anzi, mettiamoci direttamente il valore assoluto. Fai il valore assoluto e il coseno di y per n più 1 per la scusa più 1 su n per y più 1 più o piccolo di 1 su n. Lo fa il coseno di questa roba, poi lo fai il valore assoluto. Ma io so che ogni volta che aggiungo tolgo y all'argomento del coseno, il valore del coseno cambia di segno. Quindi questo è valore assoluto di meno 1 alla n più 1 per il coseno di 1 su n e y più 1 più o piccolo di 1 su n. Ovviamente il valore assoluto è moltiplicativo, il valore assoluto di questo fa 1, quindi qua mi viene il valore assoluto del coseno di questo che posso sviluppare, questo è 1 meno y più 1 al quadrato fratto 2n quadro più o piccolo di 1 su n quadro. A questo punto il valore assoluto lo posso togliere perché questo è quasi 1, quindi questo è 1 meno y più 1 al quadrato fratto 2n quadro, naturalmente se n è grande più o piccolo di 1 su n quadro, e questo è lo sviluppo della base. Per quanto riguarda l'esponente, lo posso fare qua sopra, 3n cubo più 1 fratto n meno 3 è uguale a 3n quadro per 1 più o piccolo di 1. Se voi mettete in evidenza 3n cubo sopra e n sotto, viene 3n quadro, quello che rimane dentro. Quindi, il comportamento di a con n a elevato a b, possiamo sempre scriverlo come l'esponenziale di b, che scrivo direttamente in quella forma, per il logaritmo di a, 1 meno y più al quadrato fratto 2n quadro più o piccolo di 1 su n quadro. Ok, quindi viene, scrivo qui, esponenziale di 3n quadro è qualcosa che tende a 1 per, qua mi viene meno y più 1 al quadrato fratto 2n quadro più o piccolo di 1 su n quadro. Allora vedete che quando vado a moltiplicare per n quadro, per 3n quadro, questo converge a meno 3y più 1 al quadrato mezzi, il resto converge a 1, il prodotto converge a quel numero lì e l'esponenziale è una funzione continua, quindi questo qua per n che tende a infinito tende a e elevato alla meno 3y più 1 al quadrato fratto 2. Ok, e questo è il risultato dell'esercizio. Ok, quindi questo è il risultato della cessione. Adesso non andiamo in ordine di esercizio, ma andiamo in ordine di difficoltà. Andiamo a fare prima l'integrale e la serie e poi per l'ultimo andiamo a fare la divisione. Allora, integrale era facile in realtà, integrale a meno 1 di infinito del logaritmo di x più 1 fratto x più 2 al quadrato di x. Allora, in realtà questo integrale qua
diciamo, prima va valutata la sommabilità. A infinito non, c'è, non ci sono problemi, questa funzione si comporta come logaritmo x su x quadro e quindi decresce poco meno di 1 su x quadro, ma sicuramente di più di 1 su x alla 3 mensi, e quindi la funzione è integrale. Per x maggiore di 0 questa funzione è positiva, quindi non ci sono problemi. Per x invece è minore di 0 questa funzione, compresa tra meno 1 e 0, questa funzione è negativa, perché questo è positivo e questo è negativo. Però anche qui non ci sono problemi, perché questo per x che tende a meno 1 fa convergere una costante, e sappiamo che x più 1 per x, diciamo, facendo la sostituzione x più 1 uguale a t diventa t che tende a 0 da destra, e sappiamo che il logaritmo di t è integrabile, diciamo, tra 0 e 1. È sommabile tra 0 e 1, quindi questa funzione è sommabile anche se ci mettessi il valore assoluto. Ecco, una cosa che avrei potuto fare, diciamo, a parte questo esercizio che adesso sviluppiamo, vediamo che l'integrale sarà 0, però diciamo poi rifacciamo lo stesso esercizio mettendoci il valore assoluto, giusto per esercizio. Ok? Quello. Allora, comunque la prima cosa che possiamo fare, visto che sappiamo che l'integrale è sommabile, possiamo fare la sostituzione x più 1 uguale a t. Questa mi diventa l'integrale tra 0 e t infinito del logaritmo di t fratto t più 1 al quadrato di x uguale di t. Ok, diventa un po' più semplice. Adesso a questo punto cosa possiamo fare? Facciamo l'integrale indefinito, l'integrale del logaritmo di t fratto t più 1 al quadrato di t. Questo è uguale, allora integriamo per parti, quindi mi viene meno logaritmo t fratto t più 1, integrando più, integrale di 1 fratto t per t più 1. Quindi, ok? Fratto t per t più 1 lo posso scrivere come 1 fratto t meno 1 fratto t più 1, t più 1 meno t fratto 1. Quindi questo qua lo posso scrivere come meno logaritmo t fratto t più 1, poi l'integrale di questo fa più logaritmo t meno logaritmo di t più 1 più la soglia costante arbitraria. Allora a questo punto dobbiamo fare questa funzione, la chiamiamo f grande di t, dobbiamo fare il limite che t che tende a più infinito di f grande di t, cioè sostanzialmente qui cosa abbiamo? Abbiamo f grande di t calcolata più infinito a 0, ma nel senso del limite. Allora, diciamo, chiamiamo f grande di t, chiamiamo solo questo pezzo qua, la c la mettiamo qua da 0. Ok? C è arbitrario, quindi la poniamo qua da 0. Andiamo a fare il limite a infinito. A infinito questo va a 0 chiaramente, perché questo è un limite notevole. Questo è il limite per t che tende a più infinito del logaritmo di t fratto t più 1 che fa 0. Questo è il logaritmo, la differenza del logaritmo e il logaritmo del rapporto, questo tende a 1 e quindi questo tende a 0. Se invece facciamo il limite per t che tende a 0 da destra di f grande di t, questo che cos'è? Allora, questo pezzo stavolta tende a questo tende a 0, quindi questo tende a 1, logaritmo di 1 tende a 0, quindi questo pezzo se ne va. Invece mi rimane il limite per t che tende a 0 da destra di logaritmo t che metto in evidenza, che moltiplica 1 meno 1 fratto t più 1, quindi viene t fratto t più 1. Adesso questo tende a 1 e non mi dà problemi, ma t logaritmo t sappiamo che tende a 0, quindi questo tende a 0. E quindi questo integrale vale 0. Attenzione, proviamoci a mettere il valore assoluto.
Proviamo a mettere il valore assoluto. Quindi che cosa devo fare? Se faccio integrale tra meno 1 e più infinito, se ci avessi messo il valore assoluto, fratto x più 2 al quadrato di x, in questo caso non faceva 0, non poteva fare 0, perché la 0 è positivo. E allora che cosa faceva? Faceva f di t valutato a più infinito e a 1, e che tra 1 e più infinito la funzione integranda era positiva, poi faceva meno f di t valutato a 1 e a 0, quindi faceva meno 2f di 1, perché gli altri avevano già valutato e facevano 0. A 1 questa funzione vale, logaritmo di 1 vale 0, logaritmo di 1 vale 0, viene meno logaritmo 2, e quindi qua viene più 2 logaritmo 2. Okay, quindi se ci avessi messo il valore assoluto non l'ho messo, quindi diciamo è corretto sviluppare l'integrale e dire che fa 0. Però per vedere che fa 0 dovete accoppiare i termini quando andate a fare il limite in maniera opportuna, cioè non potete fare trattare questi tre termini separatamente, per cui cosa vi succede? Che questo a infinito tende a infinito, questo a infinito tende a meno infinito, questo a 0 da destra tende a meno infinito, questo a 0 da destra tende a più infinito, quindi avete dei problemi di forme determinate, dovete trattare il tutto insieme, quindi questo è il risultato dell'integrale. Ok, quindi questo era un altro esercizio medio, le difficoltà erano assolutamente superabili. Sono rimasti dunque solo la serie e lo studio di funzione. Per quanto riguarda la serie, quando io dico una cosa vale per tutto il tempo, non è che mo non vale più. Andiamo a vedere la serie. La serie è somma per n che va da 0 a più infinito di seno di n pi greco terzi per logaritmo di n alla alfa più 1 fratto n alla beta più 1 fratto radice di n più 3. Naturalmente alfa e beta abbiamo detto che sono dei parametri, se mi ricordo bene vi ho detto che erano positivi, vi avevo semplificato un po' la questione. Va bene, quindi non ci sono problemi per la definizione, 0 alla beta fa 0, 0 alla alfa fa 0, i parametri sono positivi, quindi non abbiamo problemi. Se fossero stati negativi avrei dovuto mettere per n che parte da 1. Ok, va bene, allora vi do prima la risposta. Allora, questa serie converge ma non assolutamente. Allora, come facciamo a vedere questo? La prima cosa, bisogna andare a vedere seno di n pi greco terzi. Per n naturale oppure 0. L'insieme di questi valori è 0, radical 3 mezzi, radical 3 mezzi, 0, meno radical 3 mezzi, meno radical 3 mezzi. E poi si ripetono periodicamente. Cioè, periodicità al periodo 6. Ok? Quindi se n è diverso da 3k, cioè se non è multiplo di 3, lo lascio scritto n per non... Allora, questo che cosa vuol dire? Vuol dire che a con n, in valore assoluto,
è uguale a radical 3 mezzi, perché o è più radical 3 mezzi o meno radical 3 mezzi, perché poi lo studio fa radical 3 mezzi, per logaritmo di n all'alfa più 1 fratto n alla beta più 1 fra la radice di n. Altrimenti, se n è uguale a 3k, a con n, lo studio fa 3. Ok? Adesso, per andare a diciamo, scusate, qua ci vuole molto assurdo, perché se beta è maggiore di alfa, questo è negativo. Va bene? Allora, se io voglio andare a sviluppare questo, qua ho un'altra biforcazione. Se alfa uguale beta, questo è uguale a questo, quindi logaritmo di 1 fa 0, quindi a con n fa 0. E questo è vero sempre. Quindi se alfa uguale a beta, la serie è la serie nulla. Alfa uguale beta, serie nulla. Quindi in questo caso la serie converge anche assolutamente. Ma solo in questo caso, vedete. Andiamo a vedere il caso in cui alfa è diverso da beta. Allora andiamo a sviluppare qui. Qua abbiamo logaritmo di n alla alfa più 1 fratto n alla beta più 1. Posso scrivere come logaritmo di 1 più n alla meno alfa fratto 1 più n alla meno beta. Allora, questo stavolta tende a 0 perché alfa e beta sono positivi. Questo è n alla meno alfa e n alla meno beta. Quindi questo è n alla meno alfa meno n alla meno beta. Adesso più o piccolo di che, e qua diciamo dipende. Più o piccolo di 1 su n alla minimo tra alfa e beta. Vediamo un po' se è giusto. Allora, uno di questi Q2 finisce qua dentro, eh? Cioè facciamo un esempio. Supponiamo che alfa sia un terzo e beta sia un mezzo. Qua mi viene n alla meno un terzo meno n alla meno un mezzo più o piccolo di n alla meno un terzo. Quindi praticamente sarebbe questo trascurabile e questo non lo tengo. Ok? Ok. Quindi in realtà, scusate, qua dobbiamo ancora differenziare. Non è vero che non converge assolutamente. Dipende da alfa e beta. Mi sono dimenticato. Andavo a memoria, mi sono dimenticato. Ok. Allora, però diciamo, in generale, qua mi viene a con n viene radical 3 mezzi radical 3 diviso 2, poi viene per n alla meno minimo tra alfa e beta, quindi a con n si comporta come, quando metto il circonflesso vuol dire che a con n in valore assoluto fratto questo tende a 1 fratto qua viene n alla 1 mezzo. Allora questo si comporta come n alla 1 mezzo. Ok? Quindi qua cosa mi viene? Mi viene radical 3 mezzo per n alla meno alla meno un mezzo meno il minimo tra alfa e beta. Allora, vedete subito che n alla alfa meno beta, no, infatti non ho guardato la correzione, chiedo scusa.
Allora, torniamo indietro, correggiamo questo pezzetto qua. Non era 1 perché n all'alfa non è uguale a n alla p. Allora, qua abbiamo... Allora, separiamolo proprio, guarda, guarda. Logaritmo di n all'alfa più 1 meno logaritmo di n alla beta più 1. Allora, questo è uguale a logaritmo di n all'alfa più logaritmo di 1 più 1 su n all'alfa meno logaritmo di n alla beta meno logaritmo di 1 più 1 su n alla beta. Allora, adesso a questo punto, uno su n alfa, uno su n alfa, non ci interessano più questi qua, perché ci sono dei termini più importanti. Quali sono i termini più importanti? Questo è alfa logaritmo n, questo è beta logaritmo n. Quindi questo è uguale ad alfa meno beta per logaritmo n, per 1 più un po' piccolino. Quindi, qui abbiamo radical 3 mezzi per alfa meno beta in modo assoluto per logaritmo n fratto n alla mezza. Quindi effettivamente, come ho detto prima, non avevo detto, mi ricordavo di aver fatto la correzione. Quindi effettivamente che cosa succede? Questo numero è diverso da 0, questo è radical 3 mezzi, questo è n alla 1 mezzo e questo è maggiore di 1 per n grado. Quindi questo qua mi dice che la somma di A con n diverge. Quindi effettivamente se alfa è diverso da beta, se alfa con la beta la serie è nulla, ma se alfa è diverso da beta la serie diverge in valore assoluto, quindi non converge assolutamente. Andiamo invece a vedere che converge semplicemente. Ok? Allora, per far questo, bisogna fare uno sviluppo fatto un po' meglio. Allora, cerchiamo di recuperare un po' di spazio, con n in modo assoluto non mi serve più, questo invece mi serve ancora. Qui abbiamo questa la possiamo scrivere così, come somma da 0 a infinito seno di n di greco terzi per logaritmo di n all'alfa più 1 fratto radice di n più 3 meno somma da 0 a infinito seno di n di greco terzi logaritmo di n alla beta più 1 fratto la radice di n più 3. Ok? L'ho spezzata in due serie perché sono assolutamente, a parte, diciamo, qua l'esponente si chiama alfa, qua l'esponente si chiama beta, ma a parte il nome dell'esponente, le due serie sono assolutamente lo stesso tipo, quindi se converge uno converge pure l'altro. Quindi basta dimostrare che ne converge uno. Sappiamo già che assolutamente non convergono. Non convergono anche se lo fate da soli, perché il ragionamento è assolutamente lo stesso, quindi alfa logaritmo n su. Per far vedere che convergono semplicemente, raggruppiamo la serie a gruppi di 6 termini ciascuno. Cioè, cosa facciamo? Spiego bene. Se vi ricordate, seno di n pi greco terzi assumeva questi valori, 0 radical 3 mezzi, radical 3 mezzi
0 meno radica 3 mezzi meno radica 4 mezzi. E poi si ripetevano periodicamente. Allora, un termine singolo comunque tende a 0. Questo l'avevamo fatto prima, perché comunque questo si comporta come un logaritmo n, questo si comporta come una radice di n, quindi il rapporto tende a 0. Questo oscilla tra due costanti, quindi va lassù del meno uguale di una costante, meno uguale di 1, di radica 3 mezzi, e quindi sicuramente i termini soddisfano la condizione necessaria per la convergenza della serie. Quando i termini tendono a 0, se raggruppiamo un numero finito di termini alla volta, se la serie raggruppata converge, anche la serie originale converge. Questo perché quando faccio i gruppi a 6 a 6, le somme parziali saranno le somme fino a un multiplo di 6. Per ottenere una somma parziale qualunque devi fare, per esempio, se voglio ottenere la somma parziale di indice 23, faccio la somma parziale fino a 18, che è un multiplo di 6, e poi ci aggiungo 5 termini, oppure faccio la somma parziale fino a 24 e ci tolgo un termine. Se convergono S6N, allora converge anche Sn. Per quale motivo? Perché io so che uno di questi termini tende a 0, anche se ne prendo 6 di questi termini tendono a 0, e quindi la differenza tra Sn e S6N tende a 0, quindi la serie converge. Quindi mi basta dimostrare che converge la serie raggruppata a gruppi di 6 termini alla volta. Quando vado a raggruppare a gruppi di 6 termini alla volta, inoltre, ci sono due termini che valgono 0, perché questo coefficiente qua vale 0. Poi ci sono altri 4 termini che voglio raggruppare a 2 a 2, cioè nel senso, se io faccio vedere che il termine corrispondente a quest'indice, il termine corrispondente a quest'indice, quando li sommo mi danno il termine in una serie assolutamente convergente, poi la stessa cosa vale a qua, ok? Quindi tra questo e questo indice ci sta una differenza di 3. Quindi io cosa devo fare? Non devo fare altro che radical 3 mezzi per logaritmo di n ad alfa più 1 fratto radice di n più 3 meno radical 3 mezzi per logaritmo di n più 3 alla alfa più 1 fratto radice di n più 6. Questo è un termine di un certo n, e questo è il termine con, diciamo, un n diverso da 3k, un n corrispondente a questo, no? a un indice del tipo veramente 6k più 1, 6k più 2, diciamo, se n è uguale a 6k più 1 o se n è uguale a 6k più 2, allora questo è a con n e questo è a con n. Quindi questo è 6k più 1, il termine di indice 6k più 1, e questo è l'indice 6k più 4, questo è il termine di 6k più 2, questo è il termine di 6k più 5. Sono due metà di questo gruppo dei 6 termini. Allora, gruppi 6, due termini sono uguali a 0, due sono uguali a questo per n uguale a 6k più 1 e due sono uguali a questo per n uguale a 6k più 2. A me non, diciamo, non interessa sostituire 6k più 1 e 6k più 2, basta far vedere che quando vado a fare questa differenza, questa si comporta come il termine di una serie assolutamente maggiore. Dopodiché, o n uguale a 6k più 1, n uguale a 6k più 2, non fa nulla. I due termini sommati mi danno, come somma, un termine che mi dà una serie assolutamente convergente, e quindi la serie raggruppata converge. Andiamo a fare questa differenza. Quindi devo sviluppare questo. In questo caso è utile la registrazione, perché io purtroppo devo andare con una certa celerità. Però ovviamente quando, diciamo, state a casa, questo lo potete mandare avanti e indietro e rivedere quante volte rimane. Quindi adesso io devo andare a fare questa differenza. Per andare a fare questa differenza vado a sviluppare. Allora, qui c'è radical 3 mezzi in evidenza, faccio un'unica frazione, radical n più 3 per radical n più 6, qua viene radical n più 6 per logaritmo di n alla alfa più 1,
meno radical n più 3 per logaritmo di n più 3 alla alfa più 1. Questa è la differenza. Ok? Allora, vedete che questo si comporta come n, che radice qua viene n più 3 per n più 3 fa n quadro, dice n quadro si comporta come n, quindi questa è una costante su n. Quindi quello che mi interessa è che questa differenza al numeratore, che adesso vado a riscrivere isolata, questa differenza deve andare a zero sostanzialmente più di 1 sul logaritmo n, insomma. Poi vediamo a seconda di come va a zero se la serie converge o no. Quindi andiamo a fare solo questa differenza. Meno radice di n più 3 logaritmo di n 3 all'alfa più 1. Adesso andiamo a fare separatamente, quindi questo lo posso cancellare. Allora, radice di n più 6 uguale radice di n che moltiplica la radice di 1 più 6 su n uguale radice di n per 1 più 3 su n più o piccolo di 1 su n. Cominciamo con questo. Ok? Andiamo a vedere. Logaritmo di n alla alfa più 1 è uguale a logaritmo di n alla alfa più logaritmo di 1 più 1 su n alla alfa uguale alfa logaritmo n più 1 su n all'alfa più o piccolo di 1 su n alla vediamo un po' se vediamo qua bisogna stare un attimo attenti. Lasciamolo scritto così: alfa logaritmo n più logaritmo di 1 più 1 su n alla. Ok? Andiamo a fare l'altro. Radice di n più 3, questo è uguale a radice di n per come prima, per radice di 1 più 3 su 2, 3 su n, che è uguale a radice di n per 1 più 3 su 2n più o piccolo di 2n. Invece, logaritmo di n più 3 all'alfa più 1 è uguale al logaritmo di n all'alfa più logaritmo di n più 3 fratto n all'alfa più 1 su n all'alfa. Ho diviso per n all'alfa sia qua che qua. Adesso andiamo a fare la nostra moltiplicazione. Allora, qui abbiamo la radice di n che sta in evidenza a tutte le parti, quindi questo qui, questa quantità la chiamiamo A. Allora, A è uguale a radice di n che moltiplica, chiama una bella parentesi, qui abbiamo 1 più 3 su n più piccolo di 1 su n che moltiplica alfa logaritmo n più logaritmo di 1 più 1 su n all'alfa più meno 1 più 3 su 2n più o piccolo di 1 su n che moltiplica a
allora n più quello lo scriviamo come costante, cioè logaritmo di n più 3 su n alla alfa più 1 su n alla alfa. Allora, logaritmo finisce qua e poi devo dire la cosa. Uguale, ricopio qua. Allora, cerchiamo di scrivere tutti i termini. Allora, scrivo tutti i termini. Allora, innanzitutto ci sta la radice di n fuori. Poi abbiamo alfa logaritmo n più 3 alfa logaritmo n su n più o piccolo di logaritmo n su n. Poi abbiamo più 1 su n più logaritmo di 1 più 1 su n all'altro. Questo lasciamo stare per adesso. Ok? Il resto, siccome questo tende a 0, il resto è o piccolo di 1 su n, finisce, abbiamo già la sua vertice. Poi abbiamo meno alfa logaritmo n meno 3 alfa mezzi logaritmo n su n più o piccolo di logaritmo n su n meno logaritmo di questo di n più 3 fratto n alla alfa più 1 su n alla alfa. Ok, e poi devo chiudere la parentesi. Ora intanto questo se ne va, quindi fatemi cancellare il tutto. Fatemi cancellare tutto, quindi qua mi viene radice di n che moltiplica 3 alfa mezzi logaritmo n su n, poi mi viene più o piccolo di logaritmo n su n più adesso dobbiamo andare a fare questa differenza. Qui cosa abbiamo? Abbiamo logaritmo di del rapporto. La differenza del logaritmo è il logaritmo del rapporto. Quindi qua posso scrivere logaritmo di n all'alfa più 1 fa fratto n più 3 all'alfa più 1. Ho rimoltiplicato per n all'alfa sia il numeratore che il denominatore. Adesso andiamo a sviluppare questo. Qui abbiamo vediamo un po'. Allora, mi conveniva lasciarlo. Allora, logaritmo di 1 più 1 su n all'alfa meno logaritmo di n più 3 fratto n all'alfa più 1 su n all'alfa. Ok? Adesso, il primo pezzo lo lascio stare. Il secondo pezzo lo sviluppo. Quindi
qui ho meno logaritmo, questo è 1 più 3 su n. 1 più 3 su n all'alfa fa 1 più alfa per 3 diviso n più 1 su n all'alfa che stava fuori più piccolo di 1 su n. Ok? Cioè sto sviluppando soltanto questa quantità qua, questo è 1 più 3 su n. 1 più 3 su n all'alfa, lo sviluppo di 1 più un infinitesimo all'alfa, 1 più t all'alfa fa 1 più alfa t più o piccolo di t, ma t era 3 su n, quindi o piccolo di 1 su n. E questo qua lo scrivo. Allora vedete che tra questo argomento e questo la differenza è alfa su 3 su n. Quindi quando vado a fare questa differenza, ricontinuo da questa parte, posso dire che stavolta il logaritmo di 1 più 1 su n all'alfa meno logaritmo di 1 più 1 su n all'alfa più logaritmo di 1 più 1 su n all'alfa più alfa 3 alfa su n più piccolo di 1 su n fratto 1 più 1 su n all'alfa. Ok? Allora, quindi questo qui che cos'è? Solo questo pezzo qui. Questo cosa ho fatto? Nel secondo termine ho messo in evidenza 1 più 1 su n all'alfa. Solo questo secondo termine è uguale al logaritmo di questo fratto questo fa 1. Poi abbiamo 3 alfa n fratto 1 più 1 su n all'alfa più o piccolo di 1 su n. Allora se andiamo a vedere il termine principale, 3 alfa su n. Andiamo a vedere il termine principale, 3 alfa su n fratto 1 e 3 alfa su n, tutti gli altri termini sono di ordine superiore e finiscono partendo. Quindi questo qua è uguale al logaritmo di 1 più 3 alfa su n più piccolo di 1 su n, uguale 3 alfa su n più piccolo di 1 su n. Ok? Quindi, quando vado a fare questa differenza, quanto viene? Viene radice di n, noi abbiamo 3 alfa mensi logaritmo di n su n. Questo termine qua, che sarebbe questa differenza qua, viene dell'ordine di 1 su n, ma essendo dell'ordine di 1 su n va a finire qua dentro, perché questo è il logaritmo di n su n che è più grande, quindi qua viene più o meno logaritmo n su n. Ok? Questa era la quantità A. Quindi A con n, che era questo, A con n viene radica 3 mezzi, A era il numeratore, quindi qua mi viene 3 alfa mezzi per radice di n per logaritmo di n su n, al denominatore mi viene n, diciamo A con n viene così. Adesso se ci fate caso, qua ci avete radice di n fratto n, fratto n fa n alla 3 mezzi, il logaritmo sopra non gli dà nessun fastidio perché il logaritmo cresce meno per esempio di n alla 4, se fa 3 mezzi meno 4 rimane 5 4, e questo è il termine generico di una serie assolutamente. I termini successivi li trascuro perché sono di ordine superiore rispetto a questo, quindi A con n è dello stesso ordine di questo, quindi A con n è diciamo il termine della serie assolutamente convergente. Qua in realtà non ne abbiamo fatti tutti e quattro, abbiamo fatto tutti e allora erano 6, 2 facevano 0, 2 fanno questo, gli altri 2 faranno la stessa cosa, semplicemente in un caso n sarà serie alfa più 1 e l'altro caso n sarà serie alfa più 1. Quindi siccome sono dello stesso tipo, diciamo la serie
raggruppato in termini di 6 con H. Torno un attimo indietro e spiego perché qua ho dovuto fare questo casino. Perché ho dovuto fare questo macello? Perché se io sviluppo direttamente, allora logaritmo di 1 più n alla a, di 1 su n alla alfa, mettiamo che n, che alfa sia 0,1. Allora, se io faccio questo sviluppo qua, cioè lo faccio qua dentro, logaritmo di 1 più 1 su n alla alfa comincia con 1 su n alla alfa più o piccolo di 1 su n alla alfa. E questo non mi basta, perché qua c'è una radice di n fuori e sotto c'ho solo n, quindi radice di n fratto n fa n alla mezza. Quando ci vado a moltiplicare 1 su n alla alfa, se alfa è piccolo non ci arrivo a 1 su n, io devo arrivare a più di 1 su n. Quindi non posso fare direttamente lo sviluppo, almeno dovrei fare tanti termini fino ad arrivare a un esponente maggiore di 1, ma non lo posso fare perché non so quante alfa. Però qui devo fare una cosa più furba, quindi questo è un esercizio difficile, quindi se non l'avete fatto, va niente, ce ne avete altri 6, cioè altri 5, di cui uno vale 2. Che cosa devo fare? Devo tenere presente che quando vado a fare questa differenza, no? Cioè questa differenza, i due argomenti, questo è un argomento, l'altro argomento è lo stesso, cioè 1 più questo più qualcosa che va all'ordine di 1 su n. Allora, quando, se l'argomento fosse lo stesso, la differenza dei logaritmi farebbe 0. Siccome uno dei due argomenti vale di una quantità proporzionale a 1 su n, la differenza alla fine si vede che è l'ordine di 1 su n. Quindi quello che conta non è se l'argomento è 1 o 1 più 1 su n, conta la differenza tra il numeratore e il denominatore, la differenza è dell'ordine di 1 su n, e quindi il logaritmo del rapporto è dell'ordine di 1 su n, che mi permette di trascurarlo, perché io in questa differenza già ho trascurato dell'ordine di logaritmo di n su n. E questo conclude la serie. Ovviamente questo è un esercizio difficile, mentre invece la parte per vedere che la serie convergeva assolutamente era piuttosto facile. Quindi questo conclude la serie. È chiaro che in questo caso, per esempio, anche in questo caso la registrazione aiuta molto, perché uno la spiegazione se la può andare a rivedere quante volte vuole, fino a se uno vuole capire l'esercizio. Poi se uno dice vabbè, ma l'anno posso passare lo stesso facendo gli altri esercizi, va bene qua. L'importante è che andiamo invece alla funzione, che è l'ultimo esercizio. Allora, la funzione. La funzione è f di x uguale radice di x quadro meno 1 per l'esponenziale x più 1 fratto x meno 1. Allora, quello che sappiamo noi è che il campo di esistenza è da meno infinito vado fino a meno 1 compreso, poi da 1 a più infinito, però 1 è escluso, perché qua c'è 1 denominatore, tra per valori compresi all'interno di, diciamo, l'intervallo meno 1, 1, questa radice non si può fare, x quadro meno 1 è negativo, e per x uguale a 1 non si può fare quel rapporto, e questo è il campo di esistenza. Le parentesi non servono. Ok, adesso andiamo a fare ad abbozzare. Allora, questo è meno 1, questo è 1. La prima cosa da fare, abbiamo detto, è facciamo lo sviluppo
facciamo i limiti per innanzitutto questa funzione dove esiste sempre maggiore o uguale di 0, in realtà è maggiore e positiva, può essere 0 solo quando questo è uguale a 0, cioè in meno 1, questo è un esponenziale sempre positivo, quindi la funzione è positiva. Poi la prima cosa da fare, abbiamo detto, è lo sviluppo della funzione, il limite della funzione per x che tende agli estremi del campo di esistenza, quindi a più infinito, a meno 1 da sinistra e a 1 da destra. Oh, in meno 1 non ci sta nessun problema, la funzione esiste e vale 0, la funzione è continua, non ha problemi. Invece cominciamo a vedere che per x che tende a più o meno infinito, f di x a che cosa è uguale? Allora, qua metto in evidenza il valore assoluto di x, qua mi rimane la radice di 1 meno 1 su x quadro, qua mi rimane l'esponenziale di 1 più 1 su x fratto 1 meno 1 su x. Quindi tutto ciò è uguale a, qua devo fare il valore assoluto di x, qua mi basta sviluppare fino all'ordine 2, quindi qua viene 1 meno 1 su 2x quadro più piccolo di 1 su x quadro, poi qua mi viene più per esponenziale di 1 più 1 su x che moltiplica 1 più 1 su x più 1 su x quadro più piccolo di 1 su x quadro. Ok, questa parentesi non c'è. 1, 2, 3, questa chiude questa, ok, sì. Va bene, quindi qua viene il valore assoluto di x che moltiplica 1 meno 1 su 2 di squadra più piccolo di squadra per l'esponenziale di 1 più 2 su x. E poi abbiamo pure 2 su x quadro, 1 su x quadro più 1 su x quadro fa 2 su x quadro. Più di 1 su x quadro. Uguale, continuo qua, tanto sembra lo stesso sviluppo, allora solo di x che moltiplica 1 meno 1 su 2 x quadro più piccolo più 1 su x quadro, che moltiplica 1 più 2 su x più 2 su x quadro più. Adesso quando questo è t, quando faccio t quadro mezzi mi viene un altro 2 su x quadro più piccolo, quindi qua viene 4 su x quadro, quindi quando vado a fare la moltiplicazione qua viene valore assoluto di x che moltiplica 1 più 2 su x, poi qua viene 4 su x quadro meno 1 su 2 x quadro viene più 7 su 2 x quadro più piccolo più 1 x quadro. Fate controllare, vale di sì, sì, più 7. Questo cosa mi dice? Però attenzione, qua c'era l'esponenziale di 1, ok? Quindi qua mi manca una e, devo fare l'esponenziale di questo. Allora, questo che ho sviluppato è l'esponenziale solo di questo, questo è t. E devo fare, allora questo è uguale, quindi ripeto, quando arrivo qua questa è l'esponenziale di 1 più t, esponenziale di 1 più t è uguale all'esponenziale di 1 per l'esponenziale di t, esponenziale di 1 fa x, quindi devo portare una e fuori per l'esponenziale di t che tende a 0. Adesso posso applicare le trave e mi viene 1 più questa cosa. Quindi qua la e la devo riscrivere, quindi questo a quanto è uguale? Allora, questo è uguale ad ex più 2e più 7e su 2x più piccolo di 1 su x, questo 6x tende a più infinito. E invece è meno ex meno, qua era 2e, meno 2e a meno 7 e su 2x più o piccolo di 1 su x per x che tende a meno infinito. Allora, quindi qua abbiamo due asintoti,
Allora, come vedete, un'asintota è ex più 2. Quindi, vabbè, io non faccio in scala, facciamo che questo è e, questo è 2, e quindi in uno dei salieri di e più o meno l'asintota sarà questo. Ah, ripeto, non è in scala, questo è 1 e sulla scala delle y questo è y, quindi è un po' schiacciato. Siccome l'asintota della funzione ci si appoggia da sopra, perché la prima correzione, vedete qua, è positiva, questo vuol dire che il grafico della mia funzione per x che va più infinito è più o meno di questo. Poi abbiamo meno e x meno 2, quindi meno e meno 2, e stavolta abbiamo un altro asintota che fa più o meno così. Se vogliamo più o meno rispettare le scale che abbiamo imposto. Ok. E qui, anche qui, a questo asintoto, la correzione è positiva, perché x va a meno infinito, quel negativo, col meno davanti è positivo. Quindi anche qui si appoggia l'asintoto da sopra. Ok? Allora andiamo a vedere come quali sono i limiti invece in meno 1, abbiamo detto la funzione vale 0. E in 1 la funzione quanto vale? Quando x tende a 1 da destra, questo tende a più infinito, l'esponenziale va a più infinito, questo tende a 0, però questo è un limite notevole, 0 più infinito, questo lato va più infinito, vince l'esponenziale. Quindi dovete fare la sostituzione x meno 1 uguale t, diventa un limite notevole, quindi che cosa succede? Che qui il grafico della mia funzione fa così. Qui abbiamo una funzione che ha questi due asintoti. Qui deve arrivare a 0, quindi come può arrivare a 0? Può arrivare a 0 così, può arrivare a 0 in qualche altro modo, per esempio, vedremo poi come ci arriva. E qua io mi immagino che questa funzione faccia così. Mi immagino, poi potrebbe anche oscillare, ma ripeto. Questo però non lo sappiamo. In assenza di informazioni propendete sempre il grafico più semplice. Allora, per fare adesso questo studio, completare lo studio, dobbiamo fare la derivata prima. Quando andiamo a fare la derivata prima, scopriamo che la derivata prima è uguale a l'esponenziale di x più 1 fratto x meno 1 fratto facciamo un passaggio, almeno un passaggio in più. Allora, questo moltiplica, devo fare la derivata di questo, quindi la derivata di questo è 1 fratto 2 volte la radice per la derivata di questo che fa 2x, quindi 2 2 se ne va, scrivo così. Poi ho più radice di x quadro meno 1 che moltiplica la derivata di quello che è l'esponenziale stesso che si è già messo in evidenza per la derivata di questo, ma questo è 1 più 2 su x meno 1, la derivata di x meno 1 è meno 2 fratto x meno 1 al quadrato, e quindi viene così uguale, mettendo in evidenza la radice di x quadro più 1 al denominatore, poi viene l'esponenziale di x più 1 fratto x meno 1 fratto la radice di x quadro meno 1, qua poi mi viene un x quadro meno 1 al quadrato al denominatore, e poi si fa il punto e mi viene x meno 1 che moltiplica x quadro meno 3x meno 2. Quindi, come vedete, allora, il punto 1 non ci dà problemi, il punto 1 non appartiene al dominio. Ok? È vero che qua vale 0, ma non fa niente.
questo non funziona in fin. Qua se fate il limite alla derivata prima, anche alla derivata prima, ma in fin, per forza. Oddio, poteva andare infinito in altro modo, ma qua si vede che anche la derivata prima, se fate il limite, no? Parte infinito. Quindi il grafico viene confermato che è così. Adesso se andate a fare le radici di x quadro meno 3x meno 2 uguale a 0, l'unico che si può annullare è questo, qua viene x uguale 3 meno più la radice di fratto 2, che non era tutto, quindi 3 meno più la radice di 17 fratto 2. Ora però 3 meno più la radice di 17 fratto 2, la radice 7 è 4 e qualcosa, quindi quando faccio 3 meno la radice di 17 fratto 2 capita qua in mezzo e non ce ne importa. L'altro 3 invece più la radice di 17 fratto 2 è un po' più di 7 mezzi, quindi che vuol dire? Vuol dire che c'è un nemico minimo, come ci aspettavamo. Qui invece la funzione scende, però se adesso faccio il limite in 1, in meno 1 da sinistra, in meno 1 da sinistra, che cosa succede? Che la mia funzione, questa qua vale 1, meno 1 è l'esponenziale 0 che vale 1, poi qua c'è un x quadro meno 1 e un x meno 1 per x più 1, un x meno 1 si semplifica ma un altro x meno 1 rimane al denominatore, quindi ci sono più x meno 1 al denominatore, quindi questa roba qui tende a fare il conto, tende al meno infinito, perché tende al meno infinito, questo è positivo, questo è positivo, per x che tende a scusate, per, ci sono x meno 1 non ci interessa, ci interessa x più 1, che qua non c'è, nel punto meno 1 questo vale 1 più 3 meno 2, quindi anche questo è uguale, no, questo vale 1 più 3 meno 2 che è diverso da 0, quindi infatti le radici sono quelle di prima, quindi nel punto meno 1 questo è positivo, questo è negativo, questo è positivo, questo è positivo, però tende a zero il denominatore, quindi il tutto tende a meno infinito, che vuol dire? Vuol dire che qua la derivata è la derivata sinistra non c'è, perché la funzione arriva con la tangente verticale. Adesso se la derivata, io qua accento, se lo andate a fare sul calcolatore il grafico si vede malappena, dovete ingrandire, quindi se qua la derivata è, diciamo, sta arrivando con la tangente verticale, perché la derivata sta convergendo, divergendo a meno infinito, diciamo, l'unico modo per giustificare questo grafico è fare una cosa del genere. Allora, per verificarlo, se andate a fare la derivata seconda si fa facilmente, la derivata seconda viene con l'esponenziale di prima, x più 1 fratto x meno 1, fratto, stavolta viene x meno 1 al quadrato, per x quadro meno 1 alla 3 mezzi, e poi viene 7x quadro più 10x meno 1. Quindi, a parte questi, e come al solito, a parte il fatto che si annullano in 1 e meno 1, dove ovviamente anche la derivata seconda va, diciamo, diverge, e a parte quello, diciamo, la derivata seconda si annulla soltanto in due punti. Questi due punti sono, però, diciamo, questo pezzo della derivata seconda si annulla in due punti. Questi due punti, le radici sono, quindi questa era x1, 2, questa x3, 4, quella della derivata seconda, sono meno 5, meno più la radice di 32, fratto 7. Ora, fate attenzione perché quella col più, siccome questo è tra 5 e 6, capita tra meno 1 e 1. Quella invece con il meno
effettivamente ci sta, diciamo, sta nel nostro dominio. Quindi effettivamente questa derivata seconda si annulla per x uguale circa tra meno 10 settimi e meno, tra meno 11 settimi e meno 10 settimi. Quindi che vuol dire? Che in quel punto, diciamo quello col meno, interessa, ci sta. Così come giustificato dalla figura, ci deve stare questo, perché qua la funzione, se andate a vedere, a sinistra di quel punto è commessa e a destra di quel punto è contro. E quindi vedete che il grafico è molto meno pronunciato di questo, sembra quasi dritto nella fase sul computer. Perché, ripeto, è tutto molto schiacciato perché ho scelto la scala qua uguale a e e qua uguale a 1. Quindi questo è per evidenziare un po' il tutto. Guarda il grafico. E con questo siamo riusciti a studiare tutto, anche la derivata seconda. Quindi abbiamo studiato anche il resto. Va bene, quindi la correzione di analisi 1 è finita. Per quanto riguarda i risultati, vi ripeto, se ne parla per noi. La collezione sì. Correzione, quindi analisi matematica 2. Allora, primo esercizio, avevamo il sistema lineare di un'istruzione z di vedere parametro lambda, lambda x meno 2y più lambda z uguale 2 lambda x più y meno lambda z uguale meno 1, 2 lambda x meno y meno z uguale meno 2 lambda. Vabbè, è inutile fare i conti, sono conti standard, lo facciamo con la regola di Gramsci, rapporto determinante. La x viene meno 4 lambda quadro meno lambda più 2 fratto lambda quadro meno 2 lambda meno 2. La x conviene meno 6 lambda cubo più 3 lambda fratto lambda quadro più
meno 2 lambda meno 2, e la z viene meno 6 lambda quadro meno 3 lambda fratto lambda quadro meno 2 lambda meno 2. Naturalmente lambda deve essere diverso da 1 meno più radice di 3. Radice di allora vediamo un po', sì, 1 meno più radice di 3, perché viene la ridotta 1 al quadrato più 2. Ok, oh, per questi valori non ci sono soluzioni, perché quando lambda è uguale a uno di questi valori qua, basta osservare per esempio la z. Allora, questo è il determinante di A, questo è il determinante di un minore della matrice completa, questo determinante per uno di quei valori è sicuramente diverso da zero, perché questo si annulla soltanto per valori razionali, perché mettete una lambda in evidenza, e quindi questo diventa lambda per un'equazione di primo grado a coefficiente razionale, quindi non si può annullare quel valore là. Quindi per Cramer, per quei valori di lambda, non ci sono soluzioni. Per verificare che queste siano le soluzioni, fate il solito specchietto, lambda x, x, non z, e invece di sostituire la tendenza, perché non finite più, no? Invece fate, verificate per alcuni valori di lambda, per esempio per 0, meno 1 e 1. Per 0, qua se andate a vedere, vi viene meno 1, 0, 0, e funziona, perché se lambda è uguale a 0, qua viene 0, 0, 0 uguale a 0, qua viene meno 1, più 0, più 0 uguale a meno 1, 0, 0, più 0 uguale a 0, funziona. Per lambda uguale a 1, viene 1, 1, 3, e funziona, perché qua è 1 meno 2 più 3 che fa 2, 1 più 1 meno 3 che fa meno 1, 2 meno 1 meno 3 che fa meno 1. Quindi qua funziona. E per lambda uguale a meno 1 viene meno 1, 3 meno 3. Ma vediamo un po'. Per lambda uguale a meno 1, meno 1 per meno 1 fa 1, meno 6, più 3. Allora, 1 meno 6 fa meno 5, più 3 fa meno 2, e poi qua abbiamo meno 1 più 3, meno meno 1 è positivo, quindi meno 3, e fa meno 1, e torna. Poi qua abbiamo più 2, meno 3, più 3, che fa? Più 3, e funziona. Una volta verificato questi tre valori, va bene. La probabilità di aver sbagliato è praticamente ridotta a zero. Ok, quindi primo esercizio era questo qua. Naturalmente chi l'ha fatto bene ha preso il punteggio intero, chi ha fatto un errore ha preso 0.7 e chi ha fatto più di un errore ha preso 0.4. Diciamo più di un errore, però facendo almeno un paio di determinanti giusti. Quindi il primo esercizio è presto che è andato. Per quanto riguarda il secondo esercizio, il tutto era molto semplice, quindi qualcuno, diciamo, più di uno l'hanno fatto bene, però sprecando del tempo, in effetti. E nessuno si è accorto che si voleva accorciare di nulla, perché vabbè, una retta è data in forma parametrica, cioè è 1, 0, 0 più lambda volte 1 meno 1 al quadrato di lambda appartenente a R. La seconda retta R è data dall'insieme delle x, y, z, tali che abbiamo il sistema 2x meno y più 3z uguale a 2, x più uguale a 1. Allora, se sommate queste due equazioni, vedete subito che x deve essere uguale a 1.
quindi abbiamo x uguale a 1, e se x è uguale a 1, y viene uguale a 3z, sostituendo, e poi rimane x uguale a 3. Quindi il nostro sistema è equivalente a questo. Quindi che vuol dire? Che la nostra retta R la posso scrivere come 1, 0, 0 più mu 0, 3, 1. Dai, quindi partiamo. Ok? Quindi, perché? Perché, diciamo, 1, 0, 0 è una soluzione particolare. Invece la soluzione dell'equazione, vabbè, già si vede da qua, no? Voi avete x uguale 1, y uguale 3z, z uguale 0, cioè questo vettore lo potete scrivere come 1, 0, 0 più z per 0, 3, 0, chiamate 1, è fatto. Oh, quando arrivate qua, avete finito? Perché per un caso fortuito vi è venuto, si vede subito che il punto da cui si parte è lo stesso. E quindi si legge sull'incidente. Come vedete, i vettori di vettori, diciamo le direzioni della rete sono diverse, quindi le rette non possono coincidere. Quindi passano per lo stesso punto, cioè direzioni diverse, sono incidenti, ma non coincidenti. Quindi stanno. E il punto, i punti di minima istanza. Di minima istanza sono questi, 1, 0, 0, 1, 0, 0, lo stesso punto che si incrocia. Fine, quindi non avete bisogno di fare il resto. Chiaro? Diciamo, se quando capita un regalo non so perché prendere, insomma, la seconda parte dell'esercizio non c'era bisogno di svolgerla, qui la svolta lo stesso avete trovato che. Qualcuno che diciamo ha fatto l'esercizio in maniera diversa si può fare anche, perché in genere io lo faccio imponendo che, diciamo, cercando i punti tali che la differenza sia ortogonale alle due direzioni, ma si può fare in altro modo, soltanto che chi ha trovato che la distanza è uguale a zero, però non mi ha detto, gliel'ha fatto in altro modo, non mi ha detto qual è il punto di diciamo dove le rette si incrociavano, quindi vabbè, ti ho tolto qualcosina, insomma, ho preso 0,8 probabilmente invece che 1. Ok, andiamo a vedere il terzo esercizio. Il terzo esercizio, allora abbiamo U è lo span di 1, 0, 1, 1, meno 1, 1, meno 1, 1, e V è lo span 1, 2, 0, meno 1, meno 1, meno 0. Allora, qua per prima cosa dovete fare alfa questo più beta questo, quindi dovete fare alfa 1, 0, meno 1, più beta, meno 1, meno 1, meno 1, uguale gamma 1, 2, 0, meno 1. E andiamo a scrivere il sistema. Allora noi abbiamo alfa meno beta uguale gamma meno beta, poi abbiamo beta uguale 2 gamma meno beta, quindi poi abbiamo alfa meno beta uguale 0, e poi abbiamo alfa più beta uguale meno gamma più 3. Allora vedete che alfa deve essere uguale a beta, e quindi poi qua se sommate se, scusate, alfa uguale a beta, quindi trovate gamma uguale delta, perché qua alfa meno beta fa 0, quindi poi trovate beta uguale 2 gamma meno delta, 2 uguale delta, e qua se andate a sostituire trovate 2 beta uguale 2
2 delta, quindi io trovate bene quella delta, quindi questa qua la potete togliere perché non serve. Quindi trovate alfa uguale beta uguale delta uguale gamma, sono tutti uguali. Essendo tutti uguali, coefficienti di proporzionalità posso scegliere, io scelgo 1, quindi si tratta di fare la somma di questi due vettori, la somma di questi due vettori. Allora posso dire che 1 intersecato V, questa è la condizione che un vettore appartenesse a 1 intersecato V, 1 intersecato V è generato da, per esempio, la somma di questi due vettori. La somma di questi due vettori è 0, 1, 0. Questo è U intersecato V. È lo span, spazio generato da questi due vettori. Adesso, per fare la base di U, mi conviene formalizzare questo vettore rispetto a Q. Quindi devo fare 1, 0, 1, 1, meno il prodotto scalare 1, 0, 1, 1 con 0, 1, 0, 2, fratto il prodotto scalare di questo con se stesso che fa 5, 1 al quadrato più 2 al quadrato fa 5, per 0, 1, 0, 2. Questo è proporzionale a 5 moltiplico 8 per 5, qua viene 5, 0, 5, 5, meno questo prodotto fa 0, 0, 0, più 2 fa 2, quindi due volte questo fa 0, 2, 0, 4. Quando vado a fare la differenza fa 5 meno 2, 5, 1. Quindi posso dire che 1 è uguale allo span di 5 meno 2, 5, 1 e di 0, 1, 0. Per controllo, se uno vuole controllare, siccome questo, quando faccio un multiplo di questo viene sempre 0, per generare meno 2 devo fare meno 2 volte questo, quindi devo fare meno 2 volte questo più 3 volte questo. Se fate il conto, 3 volte questo, 3 volte questo, 3 volte questo fa 3 meno meno 2 fa 5, 0 meno 2 fa meno 2, 3 meno 2 meno 2 fa 5, 3 meno 2 fa 1, quindi viene esattamente questo qui. Quindi questo qui effettivamente appartiene a 1. Questi due vettori sono ortogonali perché viene 0 meno 2 più 0 più 2 fa 0, quindi questi due vettori sono a base ortogonale di 1. Per quanto riguarda V invece, se vogliamo trovare una base ortogonale, prendiamo sempre 0, 1, 0, 2 e ci andiamo a mettere direttamente 1, 2, 0, meno 1. Perché? Perché questo è ortogonale. Fate il prodotto 0 più 2, 0, meno 2, fa 0. Ma non solo, questo qua siete fortunati che è ortogonale pure rispetto a questo, perché se fate 5 meno 4 più 0 meno 1 pure fa 0. Quindi adesso la base ortogonale di U più V è facilmente data mettendo insieme questi due vettori, 5 meno 2, 5, 1, 0, 1, 0, 2 e 1, 2, 0, 1, 1. Adesso andiamo a fare U più ortogonale. Allora, imponendo la condizione di ortogonalità a questi due vettori, si trova facilmente che questo è generato da 5 meno 2 meno 6, 1. Voi fate il sistema, io controllo direttamente che sia vero, perché allora qua abbiamo 25 più 4 fa 29 meno 30 più 1 fa 0. Qua abbiamo 0 meno 2 più 0 più 2 che fa 0 e qua abbiamo 5 meno 4 più 0 meno 1 che fa 0. Quindi questo è ortogonale a tutto il tempo. Adesso se voglio fare la base ortogonale di U, beh, non ho, in realtà ho finito perché la base, scusate, ortogonale di U ortogonale, mi basta prendere un altro vettore in U ortogonale, ma questi generavano un U, questo sta in U ortogonale ed è ortogonale a questo, quindi piglio questo, quindi faccio 5 meno 2 meno 6 1 e 1, 2, 0, meno 1. Allo stesso modo, se voglio fare la base ortogonale di V, basta fare lo span di 5
5 meno 2, 6 meno 6, 1, e 5, 2, meno 2, 5, 1, perché questo è ortogonale a questi due che generavano V, quindi sta in ortogonale ed è ortogonale rispetto a questo. Quindi basta prendere queste altre due. Se voglio una base di U intersecato V ortogonale, prendo tutte e tre, cioè questo, questo e questo, ottengo la base di U. Quindi U intersecato V ortogonale, la base, una base ortogonale, ce ne stanno tante, è 5 meno 2 meno 6, 1, 5 meno 2, 5, 1, e poi 1, 2, 0. Fine dell'esercizio. Quindi anche questo era, c'era capitato un mezzo regalo che accorciava parecchio l'esercizio. Quindi abbiamo effettivamente scritto delle basi ortogonali di U, U, U intersecato U, U più U ed è ortogonale. Quindi abbiamo fatto tutto quello che dovevamo. Adesso andiamo a fare l'esercizio numero 4, la conga.
Vi ricordate che quando faccio l'ortogonale sto attento a mettere, siccome adesso devo fare la matrice degli autovettori normalizzati, allora io scambio le coordinate così la norma rimane la stessa, cioè la norma rimane la stessa che è la di Calcini. Ma poi quando vado a scrivere la matrice dei due autovettori ortogonali, in questo modo la matrice mi viene simmetrica, oltre a essere ortogonale, cioè il quadrato di questa matrice fa, fa l'identità. No, se voi fate questa matrice al quadrato, viene, diciamo, sotto, diciamo, fuori viene un quinto, poi viene 5, 0, 0, 5, e quindi diviso un quinto che sta fuori viene la matrice identica, quindi questa qua. M, allora qua vedete M trasposto uguale M meno 1. Ok, allora però prima di usare questa matrice per fare la rotazione che girerà la nostra ipergola in forma standard, cioè rotazione, siccome questa matrice ha determinante meno 1, a determinante meno 1, e non è, è, è una simmetria in realtà, però io preferisco sempre vederla come una rotazione più una simmetria rispetto a un asse della x o della y. Posso fare anche una simmetria direttamente, però la devo fare rispetto a un asse da calcolare, quindi diciamo il guadagno è insignificante di pensarla come una simmetria direttamente. Oh, prima di fare questo ci conviene fare una traslazione, cioè qual è la traslazione? La traslazione è x uguale v più m, y uguale v più n, sostituite, annullate i termini di primo grado, allora vi viene il sistema 5m più 4n più 2 uguale a 0, con 4m meno n meno 3 uguale a 0, se io voglio annullare i termini di primo grado, e questo mi dà le soluzioni m uguale 10 su 21, e n uguale a meno 23 su 21. Queste sono le soluzioni esatte. Con queste posizioni di quei due valori lì, la mia equazione, la mia conica diventa nel piano V, diventa 5 u quadro più 8 uv meno u quadro più 68 su 21 uguale a 0. Questa è la conica traslata, traslata in modo tale che il centro sia, diciamo, il centro che sarebbe il punto a, voi avete y uguale 7x, cioè v uguale 7u e v uguale meno 3u, che sono aspettate un attimo, scusate, ho sbagliato, gli autovettori erano 2 1, quindi 2 1 e l'altro è ortogonale, quindi 1 meno 2, adesso è ortogonale così, questi sono gli assi della nostra ipergola. Invece se voglio calcolare gli asintoti, io divido tutto, chiamo C uguale V su U, e l'equazione mi diventa meno C quadro più 8 C più diciamo, ovviamente considero l'equazione senza termine noto per trovare gli asintoti, quindi diventa più 5 uguale 3, e quindi mi viene sì, cioè uguale, facendo il conto, 4 meno o più la radice di 21. La radice di 21 è 4, è un po' più di, torno, un po' più di 4 e mezzo, quindi questi due asintoti sono 1 così, l'altro così,
insomma deve no S perché sbagliato deve ah, questi sono gli asintoti. Allora la mia conica nel piano U, qua siamo nel piano U, quale asse interseca? Se metto U uguale a 0 le soluzioni di U le trovo. Se metto V uguale a 0, le soluzioni di 1 non le trovo perché viene una somma di quadrati. Quindi deve intersecare l'asse V. Quindi allora non mi tornano tanto i punti. Diciamo non mi tornano i disegni, i punti tornano benissimo. Cioè questa qua deve essere fatta in maniera tale con questi asintoti qua, però deve avere questi assi qua. Allora questo dovrebbe spaccare l'iperbola a metà, insomma fatelo col computer che verrà, i conti sono giusti, state controllando. Ok, quando lo vado, adesso qual è la sostituzione da andare a fare? La sostituzione da andare a fare è questa, bisogna fare la sostituzione U uguale 2 eta più psi fratto radica 5, V uguale 2 scusate, eta meno 2xi fratto radica 5, il che si dice che nel piano V la matrice era questa 0, 0, 0, 0, 68 su 21. Adesso se andiamo a moltiplicare per la matrice 1 su radica 5, qua mettiamo 2, 1, 1 meno 2, 0, 0, 0, 0, radica 5, qua moltipliamo la stessa matrice 1 su radica 5 2, 1, 0 1, meno 2, 0 0, 0, radica 5. Perché ci devo mettere radica 5 qua? Perché questa la vendo diciamo una matrice ortogonale, cioè fatta le due ortonormali, qua ci devo mettere 1, ma se porto fuori 1 su radica 5 per mettere su lasciare solo gli interi qua dentro, allora 1 diventa radica 5 e diventa 1 su radica 5. Se andate a fare questo prodotto, la matrice che vi verrà 7 meno 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 68, 21. Quindi, quando andate a fare questa sostituzione, la vostra conica diventa 7 eta 4 meno 3 si 4 più 68 su 21 uguale a 0. Cioè, praticamente l'avete girata. Girata e poi fatto una simmetria rispetto alla seconda, l'avete messa verticale, cioè la mettete così. Ok? Vabbè, e quindi questa è la conica. Andiamo a vedere gli ultimi due esercizi. Per quanto riguarda il quinto esercizio,
non è neanche difficilissimo, però non è facile. Abbiamo una funzione di due varianti, f di x, y, uguale logaritmo di x quadro meno xy più 17 fratto x quadro più y quadro più 2. E uno vuole sapere dominio e punti stazionari del... Allora, naturalmente, quello che mi interessa, allora, questo qua è sempre positivo, quindi quello che mi interessa sapere è quando questo numeratore è maggiore di 0. Quindi il caso di sempre corrisponde alla disequazione x quadro meno xy più 17 maggiore di 0. Andiamo a studiare l'equazione corrispondente, qua mi viene y uguale, anzi xy uguale x quadro più 17. Siccome per x uguale a 0 l'equazione non è soddisfatta, posso dividere per x, quindi y uguale x più 17 su x. Allora questo qua nel piano xy è un grafico di funzione che è una roba fatta così. 17 su x è molto no, allora la sintesi è x, oltre a questa sintesi spiegata, la sintesi è x, x più 17 su x fa così e fa così più o meno, la sintesi di x è uguale a x. Quindi questa è un'iperbole, senza studiare la conica non c'è bisogno, questa è l'equazione di iperbole. L'iperbole ha due asintoti, uno verticale e l'altro y uguale x. E qual è la zona che mi interessa? La zona che mi interessa è quella, diciamo, tra questa, quella connessa. Perché in questa zona, per esempio, prendo 0, 0, se prendo 0, 0 poi mi viene 17, quindi questo è positivo, quindi lo vedo come si può fare. Se invece prendo un punto qua, per capirci, per esempio, perché adesso prendo 1, 2, no, se prendete 1, 2, no scusate, x deve essere maggiore di questo, quindi se ci metto 1, qua viene 1 più 17 fa 18 e fare 1, 20. Se prendo per esempio 1, 20, qua mi viene 1 più 18 più 17 fa 18, meno 20 fa meno 2 e il logaritmo non si può fare. Ovviamente qua la scala non è perfetta, questo è molto in alto. Insomma. Diciamo se qua... Siamo a 1, stiamo a 4, passiamo a y uguale 18. Poi vabbè, bisogna fare a vedere quando è il minimo, se il minimo prima non mi interessa più di tanto, mi interessa sapere più o meno la forma è fatta così. Quindi la zona di dominio della funzione è compreso tra questi due rami di iperbole e contiene l'origine. Oh, discorso diverso è per fare i punti stazionari. Per fare i punti stazionari, allora io ho f in dx, ci sta un pezzo che sostanzialmente è, vabbè, 1 fratto x quadro più x quadro più 2 x quadro meno x più 17. Per allora qua mi viene 2xy quadro più x quadro y meno y cubo meno 2y meno 30x. Invece da f in dy è il fattore davanti lo stesso, ma questo polinomio è meno x cubo più xy quadro meno 2xy quadro meno 2x meno 34x. E poi, allora, questo non sa nulla, perché? Questo non sa nulla mai, questo sa nulla, sì, ma sa nulla nei punti che non sono nel dominio, perché quando quello è uguale a 0, il logaritmo è logaritmo di 0. Quindi nel dominio, nostro dominio questo non sa nulla, quindi quando guagliamo a 0 possiamo guagliare a 0 per il sistema solo di questa con questa. Il
problema è che questo è un sistema dichiarato grande, però cosa scoprite? Scoprite che se prendete questa equazione e la moltiplicate per allora, se prendo la prima equazione e la moltiplico per x e la seconda la moltiplico per x, allora vi evidenzio le parti che mi interessano, le parti di grado maggiore di 1, no? Allora, se questa la moltiplico per x viene x cubo y, questa la moltiplico per x viene meno x cubo y, e se ne va. Moltiplico per x, xy cubo. Moltiplico per xy cubo, segni diversi, se ne va. Moltiplico per x, squadro y, moltiplico di squadro y quadro, moltiplico per x, squadro y quadro, se ne va. Quindi, dal sistema df quindi x uguale a 0, messo a sistema con df quindi x uguale a 0, posso ricavare l'equazione quando moltiplico questa per x più questa per x, se ne va, allora basta vedere cosa viene quando moltiplico questa per x più questa per y, quindi mi viene meno 2xy meno 30x quadro meno 2xy meno 34y quadro uguale a 0, cioè sarebbe a dire 15x quadro più 17y quadro più 2xy uguale a 0. Questa equazione, se ci fate caso, questo è radice di 15x più allora quello che voglio dire è che questo è una somma di quadrati, perché se io faccio, prendo radice di 15 e radice di 17, due volte per radice di 15 e radice di 17 è maggiore di 2. Quindi io posso fare, per esempio, radice di 15x più 1 su radice di 15y tutto al quadrato. Allora, se fate il quadrato, poi mi viene questo pezzo, poi il doppio prodotto mi viene questo, e poi mi viene 1 un quindicesimo y quadro più 17 meno un quindicesimo y quadro uguale a 0. Allora, siccome questa è una somma di quadrati uguale a 0, deve essere uguale a 0 tutti i quadrati, quindi questo è uguale a 0, quindi y uguale a 0, ma nel momento in cui è uguale a 0 anche questa base, allora questo è uguale a 0 anche la x uguale a 0, quindi l'unico punto stazionario è 0, 0, l'unico punto stazionario è 0, 0, e in realtà è un punto serio, non può essere un massimo minimo. Perché? Perché per esempio se vedete, se vado lungo la x, se metto x uguale a 0 viene x quadro più 17 fratto x quadro più 2, x quadro più 17 fratto x quadro più 2, questo alla metà di x quadro il rapporto diminuisce, quindi vuol dire che i livelli sono stati minori, quindi se mi muovo lungo la 6x questo è un punto di massimo, quindi qua la funzione sale, diciamo qua la f di x è positiva, qua la f di x è negativa, ok? Se invece mi muovo lungo la y, vediamo un po', mi viene, se metto x uguale a 0, se metto x uguale a 0 qui è un punto di, no, potrebbe anche essere, allora vediamo un po', forse ho sbagliato, se io vado a sviluppare la mia funzione vicino a 0, cosa posso ottenere? Facciamo lo sviluppo e chiaramente se devo fare derivate seconde è un macello, si possono anche fare, ma però se io invece faccio logaritmo di, mettiamo in evidenza 17 vicino a 0, questo meno a 0, no? Allora mettete in evidenza 17 sopra e 2 sotto, quindi poi viene 1
meno xy su 17 più x quadro su 17. Poi qua ci avete 2 per 1 più x quadro mezzi più y quadro mezzi. Uguale. Adesso avete logaritmo di 17 mezzi. Poi ci avete più logaritmo di questo più logaritmo di questo, meno logaritmo di questo. Allora andiamo a sviluppare al primo ordine in questi termini, che sono i termini di ordine 2, quindi qua mi viene meno xy su 17 più x quadro su 17 più x, scusate, meno x quadro mezzi meno y quadro mezzi più o piccolo x quadro mezzi. Termini di ordine superiore a 7. Quindi mi rimane da far vedere che questa quantità è sempre negativa, che più o meno è quello che ho scritto qua. Ok? E quindi effettivamente sì, questo è un punto di massimo relativo, da massimo anche assoluto. E il massimo vale logaritmo 17. Quindi non è vero che non poteva essere. Ok, quindi questa è la funzione, Andiamo a vedere l'ultimo esercizio che riguarda l'equazione differenziale, anzi, il problema di Cauchy, più esattamente. Allora, il problema di Cauchy era y secondo meno 2y primi meno 3y uguale coseno ipercolico di x più seno di x con la condizione iniziale di x di 0 uguale x di 0 uguale 0. Allora, qui la soluzione omogenea associata è lambda per e alla meno x più mu per e alla meno x, perché si fa le poniamo x quadro meno 2xy meno 3 uguale a 0, si fanno le radici sono meno 1 e 3, e quindi questa è la soluzione omogenea sociale. Poi per fare le soluzioni diciamo con il termine non, la non omogenea, ci dovete aggiungere delle soluzioni particolari. Allora, la soluzione che mi dà il valore diciamo seno è del tipo a sen x più b cosen x, e quindi facendo i conti viene meno un quinto sen x più un decimo cosen x. Poi qua ci avete e alla x più e alla meno x diviso 2, e alla x, per far uscire alla x basta un multiplo di alla x, quindi facendo il conto mi viene meno un ottavo e alla x. Però per far uscire alla meno x, siccome alla meno x la omogenea, dovete mettere x per la meno x per una costante, vi fate il conto e la costante viene anche in quel caso montata, quindi qua vedete questa è la soluzione completa senza valutare le condizioni iniziali. Nel momento in cui andate a valutare le condizioni iniziali trovate due sistemi, allora valutando questa in 0 mi viene lambda più mu più un decimo meno un ottavo uguale a 0, cioè questo sarebbe un quarantesimo, scusate, meno un quarantesimo, e facendo la derivata guadagnando a 0 mi viene mu meno lambda meno 9 ventesimi uguale a 0. Le soluzioni di questo sistema perché quando io derivo la derivata di questa viene meno lambda e alla meno x, valutata in 0 fa meno lambda, la derivata di questa viene 3 mu, quindi scusate qua che 3 mu 3 mu e alla 3x, che valutata in 0 fa 3 mu, la derivata di questo fa meno, viene meno un quinto cosen x, valutata in 0 fa meno un quinto, la derivata di questo è proporzionale a seno di 0 fa 0. Quindi viene 3 mu meno lambda meno un quinto
Allora, quanto vanno a derivare questo? La derivata di dx è alla x, quindi è meno un ottavo, perché e alla x in 0 1. Allora, la derivata di questo fa, la derivata alla meno x rimane complicata perché alla x quando la valuto in 0 fa 0, ma la derivata di x fa 1, e alla meno x in 0 fa sempre 1, quindi fa un altro meno un ottavo. Adesso se fate il conto, questi sono meno 4 ventesimi, questi sono meno 4, meno 5 ventesimi, meno 4, meno 5, fa meno 9 ventesimi. E quindi avete ottenuto la seconda equazione. Le soluzioni di, questa, di questo sistema sono mu uguale, uguale a più 19 su 160 e lambda uguale meno 15 su 160, cioè meno 3 su 33. Quindi queste sono le ultime due costanti calcolate, imponendo le condizioni iniziali, e alla fine avete risolto completamente l'esercizio. Quindi l'esercizio, la soluzione di questo problema di Cauchy è questa funzione qui con questi due valori delle costanti appena scritte. Quindi questo è il compito.